stanno affluendo sul posto le fotocellule dell'esercito per illuminare la zona durante le operazioni della notte. Le famiglie delle giovani vittime sono state già avvertite. La sciagura ha coinvolto uno dei 14 quadrimotori, appunto i C-130 Hercules dell'aeronautica militare italiana. Un'analoga catastrofe aerea, sempre in Toscana, era accaduta il 9 novembre del 1971. L'aereo allora era inglese, ma aveva a bordo 46 paracadutisti italiani della Folgore che si stavano recando in Sardegna per una manovra della NATO. Precipitò in mare davanti a Livorno. Esistono nel mondo 1200 esemplari di Hercules, che è tra i più grandi aerei da trasporto militare del mondo. Ha un'apertura alare, per darvi alcuni dati, di 40 metri, eccolo, lo vedete in un decollo, una lunghezza di 30 e un'altezza di 12 metri. Può trasportare un centinaio di persone e anche 22 tonnellate di carico. Ha un'autonomia che raggiunge gli 8000 chilometri. Si calcola che abbia finora totalizzato nel mondo più di 7 milioni di ore di volo. L'Hercules C-130. Buongiorno. Il dibattito delle Camere riunite sullo scandalo Lockheed è tuttora dominato dall'impressione suscitata ieri dalla caduta sul Monte Serra, sull'Appennino toscano, dell'aereo C-130 Hercules con a bordo 38 allievi e un ufficiale dell'Accademia Navale di Livorno. Vediamo innanzitutto i servizi che dal Monte Serra ci trasmettono i nostri inviati Gianfranco Pancani e Luigi Bartoccioni. Dopo una breve pausa, con le prime luci del giorno, sono riprese le operazioni di soccorso sulle pendici del Monte Serra. Le squadre dei militari, coadiuvate da boscaioli del posto, hanno setacciato metro per metro la zona cosparsa dai rottami del C-130. La situazione ambientale non è delle più favorevoli. La nebbia non si è aperta neppure per qualche attimo, c'è molta umidità e fa freddo. Le 44 salme sono state tutte recuperate. Si trovano adesso presso l'Istituto di Medicina Legale di Pisa, dove si procede all'identificazione, un compito in alcuni casi particolarmente difficile. Poi verranno trasferite presso la Cappella dei Caduti di Kindu, all'aeroporto pisano di San Giusto, dove sarà allestita la camera ardente. Una volta ultimata l'operazione del recupero delle salme, si è passati ad un primo giro di ricognizione della zona per acquisire notizie utili ai fini dell'indagine. L'aereo, appare ormai chiaro, ha avuto un impatto con la montagna ad un'altezza di 700 metri sul livello del mare, proprio sotto la cima di un cocuzzolo. Dopo l'urto, segnato da alcuni rottami, fra cui un motore, il velivolo ha superato l'ostacolo spaccandosi in fiamme in 1000 pezzi sull'opposto crinale. La coda è rimasta a contrasto di un pino, poi dopo circa 300 metri la carlinga schiacciata e distrutta dalle fiamme. Nell'arco di 800-1000 metri migliaia di frammenti informi e numerose chiazze di vegetazione bruciata. Poco fa sotto i rottami della cabina di pilotaggio è stata rinvenuta una bussola giroscopica cui i competenti hanno riconosciuto molta importanza ai fini degli accertamenti e delle indagini per stabilire le cause dell'incidente. Un'ultima notizia sui 39 appartenenti all'Accademia Navale di Livorno. Era un volo di ambientamento per i giovani allievi del primo corso, un approccio con l'aereo, un battesimo dell'aria, insomma, in un programma a livello di interforze. Un primo gruppo aveva fatto il volo giovedì scorso, il secondo è salito sull'Hercules della 46esima aerobrigata ieri pomeriggio, purtroppo senza ritorno.